Benvenuti a Klaus Condicio. E dopo l'europarlamentare Mario Borghezio, oggi abbiamo un nuovo ospite, un esordio nella nostra trasmissione, una persona di grandissima spessore politico, di lunghissima tradizione, ma sempre grintoso e giovane, il dottor Teodoro Buontempo. Buongiorno. Buongiorno, buon lavoro a voi. Buongiorno, buon tempo, Teodoro Buontempo. Un uomo della scuola politica dove non si faceva la politica solo coi media, ma nei quartieri, tra la gente, eccetera. È cambiato qualcosa? Adesso sta nelle stanze del potere? Ma voglio dire, la forza di uomini coerenti è quella di essere capaci, quando si passa dall'opposizione al governo, di portare con sé le idee, i programmi, gli obiettivi. E proprio in questi giorni la Regione Lazio, con il piano casa, approverà uno degli obiettivi che io avevo da quando ero giovanissimo, e cioè il mutuo sociale. È una grande novità, spero che venga ripreso anche dal governo, comunque sia, da ogni parte d'Italia ci chiedono informazioni, è una formula molto semplice che ha precedenti nel nostro paese, specialmente negli anni 30, di che si tratta? Che costruire case su terreni pubblici con un mutuo a tasso 1% e con una rata mensile che fa diventare proprietari della casa a futura vendita. Il canone mensile del mutuo non deve superare il 20% del proprio reddito. E inoltre, se un giovane che ha il lavoro restasse disoccupato, può passare dal riscatto all'affitto pagando un terzo, ma questi soldi non andrebbero persi, ma contingentati per il rimborso finale del costo dell'abitazione. Senta, è un grosso risultato della regione, però. E lei la ringraziamo per darci questa sottolineatura, perché poi interessa alla gente, anche ai giovani che ci sono in ascolto. Però insomma la Polverini è un po' sotto accusa, si vede poco, le cose sembrano non funzionare. E cos'è? Siamo noi mass media negativi o c'è qualcosa che non va? No, io credo che, anzi, la Presidente Polverini si veda, abbia una buona attenzione dei media, è una forte campagna della Regione sui muri di Roma, contro l'usura, per accorciare i tempi, per avere visite mediche e quant'altro. Insomma, cioè, il problema qual è, secondo me, invece? Che chi è sindaco, chi è Presidente della Regione, dovrebbe vedersi sempre meno e operare di più. E cioè a dire, io per me un buon sindaco è quella persona che si occupa della città che non si vede. Cioè, il sindaco non deve fare come Veltroni, che deve apparire, che se per 48 ore non sta sui media si sente depresso. Un buon sindaco, per esempio, deve adeguare la città e non deve usare l'incarico di sindaco, specialmente nelle grandi città. L'onore di essere sindaco di Roma è qualcosa di eccezionale che capita a una persona, e quindi non devo utilizzarlo come trampolino di lancio per le successive tappe. Se uno è in grado di governare Roma, può arrivare a qualunque livello. No, siamo d'accordo, e capisco che lei voglia difendere il vostro operato ed è sacrosanto, però io a questo punto la metto io in difficoltà. Lei Veltroni, la sua analisi non fa una piega, però scusi, Alemanno è un altro che ha 10 uffici stampa, 10 uffici stampa. Guardi, nelle mie battaglie, nella coerenza dei miei impegni, spesso non ho fatto differenza tra centro-sinistra e centrodestra. Alemanno, lei ha ragione, si dovrebbe occupare di quella città che non si vede, dell'attizzazione. Abbiamo interi quartieri di Roma che rischiano l'invasione dei ratti fino al secondo, terzo piano, Prati, Marconi, le zone limitrofe al Tevere, adeguare la rete fognaria
magari a una città che si continua ad espandere a macchia d'olio, rete idrica, rifiuti urbani. Il solo fatto che Roma non abbia una discarica pubblica e che abbia una discarica privata dove vanno circa 4.000 tonnellate di rifiuti al giorno e che da un momento all'altro si rischia l'emergenza, la dice lunga di quanto sono uguali spesso sindaci di centro-sinistra e di centro-destra. Quindi noi abbiamo fatto votare come destra Alemanno, io in particolare mi sono spesso senza nulla contrattare, però pensavo a un sindaco delle cose concrete. Per esempio, io lei sa che sono stato 16 anni consigliere comunale di Roma, anche presidente e consigliere quando vinceva la sinistra, io come sindaco di riferimento ho Petroselli, ma non lo dico adesso a lei, l'ho detto nelle assemblee elettive, perché Petroselli è morto durante il suo lavoro perché faceva il sindaco con un impegno concreto che giorno dopo giorno risolve i problemi. Se un sindaco inizia alle 8 del mattino a deporre una colonna, alle 11 una conferenza stampa, alle 14 il pranzo con i propri elettori, alle 16 incontra le varie associazioni imprenditoriali, alle 20 va alle cene di gala nei bei palazzi patrizi, e c'è, non ho capito quando faccia il sindaco. No, certo, Roma è abbandonata a se stessa, questa cosa dei ratti che lei ci dice è allarmante e va, ha fatto bene a segnalarla. Poi vabbè, ci sono le altre emergenze di Roma. Una domanda, ma la questione per esempio prostituzione a Roma è stata risolta? Perché su questo Alemanno aveva detto con me finirà tutto. Com'è la situazione? Ah, voglio dire, mi perdoni, ma non ce n'è uno degli obiettivi. Perché insomma adesso non è che debba fare, cioè, sono uguali le amministrazioni di centro-destra e centro-sinistra a volte. Io per esempio giorni fa è venuta la Moratti, come lei sa, il sindaco di Milano, all'assemblea della destra, al comitato centrale. Beh, devo dire che insomma ho apprezzato che lei lì, anziché venire a parlare di politica dei piani alti, anziché venire lì a fare il pavone del centrodestra, è venuto a parlare delle cose concrete, delle criticità di Milano, di quello che lei pensa per risolvere queste criticità. Le devo dire onestamente che mi ha impressionato favorevolmente, trattandosi del sindaco di una grande città. Poi uno può giudicare che governa bene o male, non entro nel merito adesso, dico solo che insomma ha parlato all'insegna della concretezza. Ora è chiaro che in una città come Roma la desolazione nelle periferie, se io dovessi indicare quella prima emergenza di Roma, prima del lavoro, dell'ordine pubblico, c'è la solitudine e quindi i quartieri devono diventare città. Non è l'operazione Torbella Monaca, che magari fanno gola i terreni liberi intorno a Torbella Monaca, è come far diventare Torbella Monaca città, che è un'altra cosa, perché sparti anche l'orgoglio dell'appartenenza. Io ho fatto questo esperimento quando arrivò il sistema maggioritario elettorale e mi candidai a Ostia, dove la sinistra vinceva con il 65% dei voti. La mia grande scommessa era questo quartiere dormitorio, quartiere di cui i cittadini si vergognavano di dire sotto Ostia, giovane di Ostia, cioè sotto Roma, non dicevo giovane di Ostia, e io feci la scommessa anche con i miei avversari, i quali capirono, e ci fu una competizione in positivo. Io facevo incredibili ostruzionismi per ottenere cose per il 16° municipio, e la maggioranza di allora, con i vari sindaci Carraro, Rutelli ed altri, fecero una concorrenza in positivo nel fare. Oggi Ostia è invidiata per la qualità della vita, per come si sta bene. Bisogna... Senta, per tornare alla questione della prostituzione, che scusi se batto su, no, ha ragione. Su questo tasto. E sulla prostituzione non è stato fatto assolutamente. No, però allora va bene, non è stato fatto nulla. Però la Lega propone i quartieri a luci rossi, Lega Nord. Il PDL è diviso, alcuni propongono
i quartieri, alcuni gli appartamenti, insomma la legge Carfagna non è andata da nessuna parte. La legge Carfagna. Teodoro Buontempo, come pensa che si possa risolvere la questione della Costituzione, che non è solo di donne, ma anche trans e maschile? Guardi, la legge Carfagna, la legge Turco, insomma, hanno messo un occhio sulle mie proposte di legge. Lei troverà sul sito della Camera, nell'archivio storico, delle mie proposte di legge sulla prostituzione. Cosa proponeva? Le ultime, affrontare il problema nella sua concretezza. La prostituzione è vietata in luogo pubblico, è vietata in zone della città. La prostituzione si può esercitare senza avere padrini, padroni e mediatori, ma se le prostitute ritengono di fare questo tipo di lavoro, si devono organizzare in cooperative, devono sottoporsi obbligatoriamente a delle visite sanitarie per una questione di salute pubblica, perché lo fa chi fa il cuoco, chi fa il barista, chiunque ha contatto con altre persone è obbligato a dimostrare la sua salute. La prostituta deve potersi versare i contributi, perché quando non è più appetibile come prostituta possa avere una pensione e magari curare i propri figli e non ricorrere poi ad espedienti, droga ed altro per poter campare e sopravvivere, e questo porterebbe, certo, ognuno di noi la vorrebbe debellare la prostituzione. Lei è mai stato con una prostituta? No, mai, le devo onestamente dire, non lo dico tanto per dirlo. No, perché le dico, le faccio degli esempi, Straguadagno, Giorgio, Perselli, Filippo, che è tutta gente che le conosce bene, mi hanno detto, io da ragazzo ci sono stato, non è che hanno mentito, lei però non c'è mai stato. Loro soffrivano magari di solito, io vede, nella vita ho avuto tanti problemi con il mio impegno politico, con il mio... Quindi non aveva il problema di ambito. Però era talmente monopolizzante l'impegno politico. No, è chiaro, che si sublimava con la politica. Sentaci...